Benvenuti. Il 22 gennaio del 1980 a Bologna, dove aveva seguito il figlio Giuseppe, che sarà con noi e che saluto sempre con grande stima, affetto, ci lasciava Estella, una protagonista del Novecento, una combattente antifascista in Italia, in Spagna, in Francia, una madre della nostra Costituzione della Repubblica, una protagonista di tante battaglie sociali e civili nel mondo del lavoro e nella società. Pensieri profondi ci ha lasciato, ancora attuali per costruire una società più libera e più giusta. In una giornata come oggi vorremmo certo ricordare questa figura importante, ma anche non solo di ricordare Estella, ma di approfondire come cittadini europei il suo pensiero, dedicando un giorno all'anno, potrebbe essere il 22 di gennaio, un giorno di riflessione insieme. Una giornata dedicata alla vita anche, perché lei anche nei momenti più bui ha continuato, come dire, a lottare, a credere in una vita, in un mondo migliore. Una giornata di impegno civile. Quindi oggi penso possa essere anche una grande prova generale per dedicare un giorno a Estella, ai suoi pensieri, una sorta di prova generale. È con questo spirito che ringrazio i tanti che hanno voluto aderire. È una testimonianza su Estella fatta a voci, a più voci, storici, politici, letterari, artisti, che ringrazio tutti. Davvero buona giornata. Grazie Mauro Roda, Presidente Fondazione 2000, buonasera a tutti e grazie di partecipare a questo incontro, purtroppo online, ma è come se fossimo davvero tutti insieme in una sala a Bologna o altrove. Estella e le altre, Teresa Noce e la storia d'Italia, io sono Donatella Alfonso, cercherò di condurre questo incontro e devo dire che ci sono tanti volti di questa donna che giustamente sono stati già ricordati da Mauro. Ecco, io l'unica cosa che mi permetto di dire tra i tanti riferimenti è che è stata anche una deportata e siamo nei giorni del giorno della memoria, i giorni che ricordano verso il 27 gennaio e quindi questo è uno degli elementi ed è stata una comunista e ieri sono stati ricordati i 100 anni dalla nascita del Partito Comunista d'Italia, quindi sono anche tanti gli elementi che portano a una, come dire, a una presenza costante del ricordo di Teresa Noce. E tra i tanti che ci parleranno, adesso darò la parola per primo a Davide Ferrari, che è direttore artistico di Casa dei Pensieri. E come è stato detto prima da Mauro Roda, avremo interventi di storici, di storiche, di artisti e anche interventi istituzionali come quello della Presidente del Senato Casellati. Grazie Davide Ferrari. Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie alla Fondazione 2000 che con Casa dei Pensieri sta portando avanti anche al di là, col cuore al di là delle difficoltà della pandemia, un progetto che nella nostra intenzione originaria, che io penso vada mantenuta, vede tappe diverse. Ha ricordato Mauro molto opportunamente la possibilità di costruire una giornata, un punto di raccordo attorno al nome di Teresa Noce che possa unire sentimenti e movimenti molto diversi, perché Teresa parla con la sua vita a tutti. Una giornata che dovrà andare, io penso, via via all'attualità, non solo al ricordo e alla rimembranza delle sue gesta. E poi anche l'idea di fare un memoriale, una
stele, molto semplice ma molto bella, utilizzando l'opera che il maestro Nanni poco prima di scomparire ci ha lasciato, e lo voglio ringraziare molto. E poi via via ogni associazione, ogni realtà potrà porre il proprio lascito, la propria idea, la propria volontà. Io mi limito a due parole che sono quelle che hanno fatto venire in mente, credo, a tutti noi nuovamente questo grande nome di questa grandissima donna. E le due parole sono integrità e dignità. Si parla molto in questi giorni sul fatto se sia più importante il diritto alla salute o il diritto al lavoro. Che brutta antinomia, che brutta questione. Ecco, Teresa Noce ha unito movimenti diversissimi e lotte per i diritti apparentemente conflittuali fra loro, perché credeva nell'integrità della donna e degli uomini, nella loro parità sostanziale, ma nella loro dignità, ecco la seconda parola che andava sempre affermata, nelle nebbie, nell'orrore del campo di concentramento, nella vita di tutti i giorni così difficile del dopoguerra e anche quando è stato necessario nella lotta armata in più paesi contro il mostro del nazismo e del fascismo. Una donna di incredibile complessità, ma anche molto limpida, una figura a cui nessuno può rifiutare un onore e un pensiero. Per questo le dobbiamo molto e per questo vorremmo proprio nel suo nome, insieme a quello di tanti altri, certamente, soprattutto di tante altre grandi donne, ritrovarci e ritrovare un'identità attuale, moderna, un'identità che parli al futuro, dove le sfide della dignità e dell'integrità umana appaiono ancora forse, anche se in forme molto diverse, ancora forse presenti e anzi addirittura preoccupanti. Quindi ringraziamento a Estella e a tutta la sua vita che ancora oggi ci parla e ci suscita. Benvenuti. Grazie, grazie davvero a Davide Ferrari, grazie anche per queste proposte, quest'idea di un giorno per Teresa Noce, questa stele, questo ricordo che sappiamo che anche queste sono cose che sono importanti. Vorrei dare la parola adesso a Graziella Falconi. Graziella Falconi, giornalista, scrittrice e curatrice della riedizione di Ma domani farà giorno. È il libro che Teresa Noce ha scritto raccontando quelli che sono stati gli anni della resistenza in terra francese, dove lei ha partecipato in terra francese, e soprattutto poi la deportazione. Quindi darei la parola a Graziella Falconi. Ciao Graziella. Ciao Donatella. Sì. Va e viene il mio collegamento. Pronto? Noi ti sentiamo. Bene. Dimmi, cara. Punto. Volevamo chiederti cos'è questo libro, questa storia della resistenza in terra francese e della deportazione. Che cosa significa per Teresa Noce e cosa ha significato per te che ne hai curato la riedizione? Ok, speriamo che mi sento. Dunque, questo libro di Teresa Noce è in realtà un sogno antico il poterlo ristampare. Finalmente si è trovato l'editore nel 2019. È una storia di una rete femminile che viene, diciamo, arrestata a Parigi, una rete femminile che opera a Parigi, che viene arrestata e che si ritrova poi, compagne e amiche, che si ritrovano poi nei vari carceri. La vita di Estella è una delle cose più affascinanti che si siano lette. Il suo libro è uno dei primissimi libri che parla dei campi di concentramento, che lei riteneva peraltro soltanto per i politici, mentre erano per gli ebrei fondamentalmente, ma comunque per le irregolari, cioè per donne che non rispondevano ai canoni stabiliti dai nazisti, e quindi dal difetto fisico a quello psichico, a quello politico, a quello religioso e così via. Bene, lei è una delle prime che si misura con una storia tremenda,
che alle donne è costato molto di raccontare, specialmente alle ebree, hanno avuto dei seri problemi a misurarsi con quelle vicende terribili. Forse la cosa si è sbloccata soltanto un poco nel intorno agli anni 60, ma subito dopo la guerra, dopo la liberazione, era quasi impossibile parlarne, tanto era stato l'orrore. E Teresa Noce affronta nel 1952, quindi una delle primissime a raccontare l'orrore dei campi di concentramento. Campi di concentramento che non è uno solo, non è solo Ravensbrück, è un sistema di campi di concentramento, sono campi e sottocampi, molto diffusi sul territorio. E questo libro descrive appunto questa marcia verso i vari campi, Leuschen, Ravensbrück, e diciamo di donne costrette nell'intenzione dei tedeschi, costrette a lasciare da parte la loro umanità, a dimenticare la propria umanità, non soltanto il genere, e le donne che combattono quindi per preservare questa umanità. E il libro descrive questo viaggio di campo in campo, di orrore in orrore. Ripeto, il libro è del 1952, quindi è uno dei primissimi, perché Primo Levi, Se questo è un uomo, lo fa nel 51, ma il libro non ha alcun successo, non viene stampato da Einaudi, che lo rifiuta, lo stamperà poi un piccolo editore, e soltanto più avanti, negli anni, diciamo molti anni dopo, Einaudi stamperà Se questo è un uomo di Primo Levi, e quindi diciamo si apre poi la stagione di una maggiore narrazione di quelle vicende. Quindi la Noce dà con questo libro un'altra prova del suo coraggio, perché uno dei tratti fondamentali del carattere di Teresa Noce è il grande coraggio. Teresa è una figura molto complessa, molto complessa, ecco, non complicata, che ha lottato fin da bambina già contro la tigna, che era la malattia dei poveri, che l'aveva colta in tenera età, e ha continuato a combattere per il prezzo del pane, per gli scioperi del 17, nella fabbrica della Fiat, perché è stata un'operaia, madre costituente del PCD, anche se lei non andò a Livorno. Poi ha fatto la guerra di Spagna, è stata in Francia ed ha fatto la resistenza francese, perché era tra l'altro ristretta in un campo specifico dove tenevano in sospensione le politiche, e poi consegnata ai tedeschi, e quindi ha fatto Leuschen, Ravensbrück, e poi è stata liberata, è diventata membro della Consulta, arrivata in Italia nel 1945, la prima cosa che ha fatto è contribuito ad organizzare quei famosi treni per i bambini, di cui molto si è parlato anche in questa stagione. E lei fu la protagonista del quinto congresso del PCI, che appunto lanciò una petizione alle federazioni perché accogliessero nelle rispettive città i bambini assiderati di Milano e anche quelli del sud, in famiglie che potevano consentire almeno di mangiare. Madre costituente, io non posso farla molto lunga. Il valore di questo libro quindi è un valore, secondo me il libro è molto importante nel tratteggiare il carattere di una donna forte, che ha conosciuto anche grandi debolezze e anche grandi dolori, anche grandi dolori familiari. Ha perso un figlio, il suo terzo figlio è morto, come morivano i bambini in età per il Natale, diciamo, in quell'epoca. Ha avuto varie malattie, è una donna che ha amato lottare, non la lotta per la lotta, ma diciamo di una che ha mantenuto, per mantenere se stessa, ha abbattuto lo stato di disgrazia in cui era capitata, e si è sempre data si è sempre dato un registro, intanto di relazione con le altre donne, e di forza che ha dato e che ha ricevuto
anche dalle altre donne. Questo nel campo di concentramento, dove appunto la rete delle donne ha consentito il salvataggio di molte di esse, e anche nella costituente, dove la relazione con le donne, una forte relazione con le altre madri costituenti, ha portato a importanti articoli della nostra Costituzione. Graziella, ti ringrazio, ci sarebbe da ascoltarti per molto tempo, molto più tempo, ma siamo in tanti e quindi dobbiamo stringere. Vorrei sottolineare solo una cosa, quanto sia importante quello che tu hai detto, la questione della rete delle donne, quindi la capacità delle donne di fare rete, una cosa che in politica non era particolarmente nota e non era particolarmente strutturata allora, quindi questo è un discorso estremamente importante. Ma una rete, per esempio, nel campo di Ravensbrück ci sono donne di ogni nazionalità, sì, certo, e anche di ogni genere. E litigano anche fra loro, non è che c'erano posizioni molto diverse. Le reti si costruiscono superando le diversità e anche i conflitti che nascono. Questo insegna anche molto questa vicenda di campo di concentramento. Quindi se era possibile lì. Sì, dovrebbe essere possibile anche altrove da questo punto di vista. E ringrazio Graziella Falconi. Ricordo anche una cosa, giustamente lei ha segnalato che la letteratura, diciamo anche la diaristica su quello che riguardava i campi di concentramento, arriva molto più tardi. Soprattutto del campo di Ravensbrück in realtà si sa pochissimo, se ne parla una prima volta soltanto negli anni 50, e quindi questo libro di Teresa Noce è in assoluto uno dei primissimi, delle primissime testimonianze sul lager delle donne, ma poi ne parleremo ancora più avanti. Do invece la parola con molto piacere per un saluto a Matteo Lepore, assessore alla cultura del Comune di Bologna. Buonasera assessore Lepore. Buonasera a voi, buonasera Donatella, a tutti i nostri colleghi e ospiti. Mi fa molto piacere come assessore alla cultura portare un saluto in questa iniziativa all'interno di questa serie di incontri, in particolare a questo dedicato a Teresa Noce. Io ho conosciuto la figura di Teresa Noce, più che Teresa Noce, per la prima volta entrando in una sezione di partito, in particolare per quanto mi riguarda erano i Democratici di Sinistra, era una sezione in realtà che i Democratici di Sinistra avevano nel mio quartiere ereditato dal Partito Comunista e dal PDS prima, chiaramente, e nel quartiere Savena di Bologna. In una città dove ad altre donne, per fortuna, della Resistenza e del periodo storico in cui Teresa Noce ha militato e come in parte avete ricordato, ha fatto anche la rivoluzionaria di professione. Sono intitolate scuole, asili nido, non solo sezioni di partito, un percorso nell'itinerario della memoria della nostra città che, come Renata Viganò ad esempio, fa della coscienza civile della nostra comunità alcuni dei tratti fondamentali. A queste donne e in generale alle figure che hanno attraversato quella parte della storia del nostro paese nelle lotte partigiane, nelle fondazioni dei partiti anche costituenti o gli stessi nomi che hanno preso parte all'Assemblea Costituente, attraverso questi nomi noi abbiamo costruito delle solide fondamenta che poi nei decenni ci hanno portato appunto a coltivare le nuove generazioni. Io ricordo sempre da persona quale sono, nata un mese dopo la strage del 2 agosto, come grazie alla coscienza civile delle persone che mi hanno preceduto, ho vissuto e sento dentro di me tante delle vicende storiche e politiche che il nostro paese, la nostra città ha attraversato. E credo che questo, da assessore alla cultura, sia una delle prime cose che vorrei appunto sottolineare, cioè che la storia di Teresa Noce, come quella di altre compagne, sono state storie che ci hanno permesso di ottenere conquiste sociali, conquiste nel campo dei diritti, prima appunto nel loro impegno militante negli anni precedenti, durante e dopo la guerra, ma soprattutto credo che sono da ricordare anche per il contributo straordinario che hanno potuto dare alla politica quando è entrata nel Parlamento. Nel Parlamento finalmente è riuscita a legiferare. Credo che questa
questa conclusione anche della storia di profili come quello di Teresa ci insegnano tanto anche rispetto a quanto la politica di oggi dovrebbe ricercare. La centralità del Parlamento, la centralità della capacità delle istituzioni di riuscire a individuare una via che sappia creare una nuova dimensione, la dimensione del sociale, dei diritti, le lotte per il lavoro, per la parità di genere, per le conquiste salariali, per le conquiste come la prima legge sulla maternità. C'è in questa storia una grande lezione che sembra dimenticata e che dobbiamo assolutamente recuperare. In un'epoca nella quale noi discutiamo se un governo deve stare in piedi o meno sulla base di alcuni voti e di ragionamenti legati alla contingenza, ahimè, che ci tocca della crisi e del Covid, ma che per quanto mi riguarda sul fronte delle grandi disuguaglianze che ancora toccano la nostra società e che sicuramente all'epoca di Teresa erano altrettanto enormi agli occhi dei poveri e delle persone che il Partito Comunista o che i partiti del fronte di Livorno, diciamo così, volevano rappresentare, ecco, avrebbero oggi quei valori e quelle missioni bisogno di un impegno militante. Io credo che oggi o la politica torna ad essere militante o difficilmente riuscirà a trovare una strada, in particolare la politica di sinistra. Quella sinistra che deve ambire nel suo piccolo e nella sua grandezza a spostare la frontiera dei diritti e delle opportunità delle persone più avanti. In questo credo che come città Bologna possiamo fare molto. Ho ricordato alcune cose Davide Ferrari nel suo intervento. Bologna è appunto una città non solo di monumenti e di cippi, è una città di progetti della memoria, è una città militante nella sua voglia di fare cultura e ancora una volta vi ringrazio perché questa iniziativa, come le altre della rassegna che state portando avanti, così come nella presentazione di libri che avete citato, credo che ci sia grande parte di questo spirito che ci dobbiamo portare dietro come donne e come uomini che vogliono continuare a sognare e a praticare una società migliore. Grazie, grazie davvero a Matteo Lepore. Mi fa molto piacere quello che lui ha detto sul fatto che insomma bisogna ritornare a camminare. Infatti, come diceva Giorgio Gaber, c'è solo la strada su cui puoi contare e la politica e soprattutto la sinistra dovrebbe ricordarsi di questo, di tanta strada che hanno fatto militanti come e persone che hanno fatto la storia della sinistra come Teresa Noce. E adesso sempre ritornando invece a quello che è stato il libro curato da Graziella Falconi, cioè Ma domani farà giorno, mandiamo in onda un video registrato il 7 marzo 2019 al Senato, l'intervento della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati relativamente al libro di Teresa Noce. La storia di Giovanna non potrebbe esistere al di fuori di questa fitta ed intensa rete di rapporti, una storia individuale, fortemente personale, che nel corso della narrazione diventa storia collettiva, come se l'insopportabilità del destino del singolo diventasse invece possibile nella condivisione solidale. Una sorta di miracolo che spiega il prevalere della speranza e della vita in un contesto tragico di violenza, di morte e di disperazione. Queste relazioni, questa solidarietà femminile si manifestano nella sensibilità con la quale vengono narrate e presentate le numerose storie di donne, figure indimenticabili. Marta, che si prende cura delle deportate in infermeria usando il linguaggio internazionale dell'amore e della carità. La vecchia infermiera parigina Luciana, con la quale Giovanna si intrattiene interrogandosi sul significato della sofferenza, ma anche sulla fiducia nell'uomo e nelle sue possibilità di riscatto. L'artigiana Giulia, che realizza per le deportate piccoli oggetti per la cura personale. Questo è davvero sorprendente.
è la forza di vincere l'orrore con la semplicità rivoluzionaria delle relazioni e degli affetti. E tutto ciò senza mai dimenticare lo sfruttamento delle schiave, la completa distruzione fisica della loro umanità e tutti gli errori della deportazione e dei campi di concentramento. Vince però l'insopprimibile amore per la vita, sostenuto anche da un'incrollabile speranza. È vero, si legge in queste pagine, come riconosceva Pietro Nenni nella prefazione e la prima edizione del testo, un vero e proprio inno alla vita. L'affermazione di una positività ultima del destino umano fondato sulla dignità di ogni essere vivente. Giovanna Celli è Teresa Noce e queste pagine sono la sua biografia. Di lei voglio ricordare la straordinaria esperienza nel sindacato che si è manifestata non solo con una capacità realizzativa e organizzativa moderna ed efficace, ma anche con la sensibilità di accendere l'attenzione su temi nuovi, di dare risposte in termini di riconoscimento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini. Come non ricordare il suo contributo nella stipula del primo contratto collettivo nazionale per i tessili e le sue tante battaglie per la tutela delle lavoratrici madri? Conquiste di diritti attuali in un momento cruciale della storia dell'emancipazione femminile. In un'epoca che ha visto crollare le prime fondamenta della società patriarcale, in cui i doveri delle donne ne soverchiavano i diritti e ogni libertà aveva l'amaro sapore di una concessione. Nella storia repubblicana, l'impegno politico di Teresa Noce inizia già alla Consulta Nazionale, quindi nell'Assemblea Costituente, dove entra a far parte della Commissione dei 75. Qui si distinse per la moderna visione del principio di uguaglianza sostanziale di cui è stata forte sostenitrice, per il riconoscimento della funzione sociale della maternità, per la tutela delle lavoratrici e della parità salariale. È stata portatrice di un metodo politico fortemente innovativo, fondato sulla capacità di dialogo, sulla possibilità di trovare sempre una sintesi alta nell'interesse generale. Questo la portava a percorrere naturalmente la via di alleanze inedite, ma forti, consapevoli e proficue. Della sua esperienza parlamentare ricordo il contributo dato alla legislazione in materia di tutela della maternità e di parità salariale tra uomini e donne. Tutto ciò senza mai dimenticare l'attenzione alle dinamiche sociali in continua evoluzione, ma soprattutto l'attenzione alle relazioni personali, familiari e affettive. Insomma, Teresa Noce era una donna moderna, una di noi, che ha lottato, vissuto e si è sempre spesa senza rinunciare alla sua umanità, senza rinunciare alla sua femminilità. Soprattutto una donna che ha seguito i suoi ideali sempre con coerenza e senza mai arretrare di fronte alle difficoltà, di fronte agli ostacoli, di fronte alle opposizioni. Rievocare la sua figura in prossimità dell'8 marzo assume un valore ancora più significativo, perché ci ricorda che c'è tanta strada ancora da fare per dare piena concretezza ai valori costituzionali di piena uguaglianza tra uomini e donne. A questi valori Teresa Noce credeva fortemente, a questi valori ha dedicato la sua vita. Per la loro affermazione, la sua storia ci richiama oggi ad una grande responsabilità: unire le nostre forze, le nostre migliori energie per sostenere e rafforzare il cambiamento, in primo luogo culturale, nella società e nelle istituzioni. Grazie di questo contributo. Sì, una donna moderna, una donna che sa lottare, lei molto, molto più di tanti, di tantissimi altri uomini e donne. Ecco, adesso abbiamo avuto il momento istituzionale, abbiamo il momento artistico. La storia di Elena Ruzza, buonasera. Buonasera. Elena Ruzza
attrice che ha partecipato a uno spettacolo molto intenso che si chiama Figlia di tre madri. E Figlia di tre madri, messo in scena dall'associazione Alma Teatro e l'associazione Terra Terra, con appunto la regia di Gabriella Bordin e Elena Ruzza che interpreta. Ci avremo due interventi e una prima lettura. Che cosa c'è da raccontare di Teresa? Io sono nata nel 1980, un anno importante. Non perché sono nata io, ma il 1980 è l'anno in cui nasce il personal computer. 1980, l'anno in cui viene inventato il telefono cellulare, che cambierà le nostre vite. L'anno in cui viene scoperto il tracciato del DNA. 1980. Nascono le TV private, la Fininvest, che cambierà le nostre vite per sempre. 1980. L'anno in cui si vedevano per la prima volta le persone camminare ascoltando la musica nelle cuffiette dei Walkman. 1980 è anche l'anno in cui muore Teresa Noce. Ma torniamo indietro nella storia. Al 1921 nasce il Partito Comunista. Teresa aderisce con convinzione e lì Teresa conosce l'amore, Luigi Longo. 1922, Mussolini prende il potere. Obiettivo: eliminare socialisti, comunisti e anarchici. E a Torino, la città di Teresa Noce, iniziano le rappresaglie. Viene soppresso il giornale L'Ordine Nuovo, le macchine da stampa distrutte, i rottami dispersi. Tutto da rifare. A dicembre, il 18 dicembre del 1922, c'è la strage di Torino. La Casa del Popolo e Camera del Lavoro viene occupata dai fascisti e poi incendiata. I compagni trucidati. Pietro Ferrero era un anarchico, un antifascista. Viene legato ancora vivo dietro a un camion lanciato in piena corsa a tutta velocità per le vie della città. Il suo corpo viene ritrovato a Brandelli. Tutti si disperdono, tutti si nascondono. Tutto da rifare. Il Partito Comunista è illegale e Teresa, come gli altri, entra nell'illegalità. Teresa diventa un fenicottero. I fenicotteri portano documenti importanti, segreti del partito da una città all'altra sotto falso nome. 1923. Teresa. Nasce mio figlio. Per poco non nasce in carcere a San Vittore, dove è rinchiuso Longo. Sono venuti a trovarmi i compagni della gioventù comunista per festeggiare la nascita del primo figlio clandestino. Clandestino. Libero. Lo chiamerò Libero. Luigi Libero Longo. E ora potrò occuparmi della casa. Farò la massaia. Ma leggerò tutti i libri politici che mi interessano e che non ho mai potuto leggere fino a questo momento. Leggerò Marx, Lenin e poi tutti i romanzi. Andrò in biblioteca tutti i giorni. Ma non mi basta essere moglie, madre, casalinga. Non mi basta nemmeno la lettura. E così inizio a lavorare da subito con le donne di Milano. Sì, bisogna fare qualcosa. Bisogna che escono dal chiuso di quelle case. Naturalmente a questi incontri mi porto sempre anche mio figlio Luigi Libero. Anche perché qualche volta, quando Longo restava a casa per lavorare, ho provato a chiedergli se poteva lui tenere il bambino. Ma lui... E in quegli anni siamo costretti all'esilio. Mosca, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Italia. Ora siamo noi i clandestini. Prendiamo nomi diversi in clandestinità. E io sarò Estella. Teresa ora ha due figli. Ma i bambini non possono viaggiare per l'Europa. I bambini hanno bisogno di stabilità. E qui, in questo racconto, io come madre mi sono davvero stupita, perché la scelta è questa. Lasceremo i nostri figli in Unione Sovietica. A Ivanovo c'è una casa, una scuola, si chiama la Casa Internazionale dei Bambini. Lì ci sono i figli di altri rivoluzionari come noi, i figli di Mao, i figli di Tito, la figlia di Dolores Ibarrurri. A Ivanovo, sveglia alle 6:30, annunciata dalla tromba rivoluzionaria, poi ginnastica, colazione, studio,
ore di falegnameria, ore di fotografia, di elettronica, cucito, ma anche ore di teatro, di cinema, lezioni di materialismo storico e ore di slittino. Lingua unica, il russo. E gli anni passano. Per alcuni bambini passano indenni, ma per altri, come per Aldo Togliatti, il figlio di Palmiro, saranno anni lunghi e solitari che lo segneranno nello spirito, in modo profondo. 1935. A Parigi Teresa fonda il giornale Noi Donne per le donne italiane esuli o emigrate che non leggono il francese. 1936. Partono per sostenere la lotta della Repubblica in Spagna. Teresa organizza le brigate internazionali, ma i repubblicani perdono. Tutto da rifare. Bisogna ripartire. Rita Montagnana va con Togliatti a Mosca e lì ci rimarrà fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Teresa no. Teresa torna a Parigi, ma qui viene arrestata e internata a Recros, un campo riservato alle donne antifasciste, ebree, prostitute. E io nel campo organizzerò le donne. Sì, terrò corsi di studio, insegnerò canzoni, terrò un corso di storia del movimento operaio internazionale. A Parigi mi arriva una lettera dai miei figli. C'era scritto: partiamo per Mosca, tutto bene, arrivederci in libertà e bacioni. Gigi, mio figlio, ora ha 16 anni, è stato espulso dalla Francia, ma non vuole rientrare in Italia. Così si presenta all'ambasciata dell'Unione Sovietica e chiede per sé e suo fratello di essere rimpatriati in Unione Sovietica. Li rivedrò molti anni dopo. Gigi sarà già sposato e Putish, un giovane studente comunista. Ecco, io se penso a queste madri, per me madri politiche, a quanto dolore, quante rinunce per un ideale di libertà. Mi chiedo, ma dove sta il limite? C'è un limite al sacrificio? Queste donne non hanno mai smesso di lottare. Estrema lucidità politica? Estremo impegno? Estremo altruismo? Estremo egoismo? Hanno pagato un prezzo altissimo per il loro essere rivoluzionarie. Forse non erano coscienti. O forse sì. O forse la mancanza di libertà era tale che proteggere i propri figli passava in secondo piano. O forse non pensavano solo ai propri figli, ma ai figli di tutte le donne e di tutti gli uomini. Ma io lo farei lasciare mio figlio solo per anni, per dedicarmi a una lotta contro la dittatura. E se non ci fossero state tutte queste persone, la dittatura sarebbe stata sconfitta. Io mi chiedo cosa voglia dire essere rivoluzionari oggi. Quando Teresa viene rilasciata dal campo di Recros, in regime di semilibertà, potrebbe scappare in Unione Sovietica raggiungendo gli altri compagni e invece si unisce alla resistenza francese, viene arrestata e tradotta nel campo della morte, a Ravensbrück. Ma quante sono state le donne partigiane? Bianca Guidetti Serra, avvocata torinese, dice che quantificare è impossibile, perché i titoli di partigiano o di patriota erano militari e dunque esclusivamente maschili. Ma sono le donne che mantengono i collegamenti, si muovono instancabili da un comando all'altro, nascondono ordini, documenti, strategie, tutte cose di cui basterebbe una sola scoperta per condannarle all'immediata fucilazione, tutte cose di cui a nessun costo bisogna rivelare il segreto. E molte donne vogliono sostituire il nome di staffette con definizioni professionali. Io ho fatto l'informatrice, io ero addetta al centro stampa, io ero infermiera. E molte combatterono al fianco degli uomini. Per ora mi fermo qua. Grazie. Grazie Elena, veramente appassionante, veramente coinvolgente la lettura che hai fatto, ti ascolteremo ancora più avanti. Adesso un altro intervento registrato e torniamo a parlare della Teresa deportata, a Ravensbrück, il lager delle donne, e chi meglio di Ambra Laurenzi, che è presidente del Comitato Internazionale Ravensbrück, per parlare. Voglio ringraziare l'Associazione 2000 per questa iniziativa in ricordo di Teresa Noce e vi porto il saluto delle delegate del Comitato Internazionale di Ravensbrück, unico campo femminile del sistema concentrazionario nazista
dove sono state deportate 130.000 donne provenienti da 30 paesi diversi. Oltre la metà di queste donne non sono sopravvissute. Le italiane sono state circa 1.000, a cominciare dal giugno del 1944 con un primo trasporto da Milano fino ai primi mesi del 1945. Le storie di molte donne, come Teresa Noce, sono state deportate a Ravensbrück, sono storie di combattenti, perché la maggioranza delle deportate in questo campo erano deportate politiche. Teresa Noce scriverà: Ravensbrück, chi può descriverlo? I tedeschi conoscono l'arte di far morire i deportati tra gli insetti e la sporcizia e di mantenere un'apparenza di ordine e pulizia. Attorno alle baracche una striscia di verde, a volte perfino i fiori, ma le blocove picchiano come le SS. Poche parole che ci fanno capire l'inferno dei lager, in cui ogni individuo doveva essere annullato, facendolo precipitare in un buco nero in cui non si poteva prevedere quale sarebbe stato il domani. Nonostante questo, però, dalle testimonianze delle sopravvissute emergono esempi di solidarietà anche al rischio di punizioni e umiliazioni. Le deportate russe, per esempio, si prendono cura dei bambini delle compagne decedute, infatti erano chiamate le madri del campo. Le polacche fanno lezioni di lingua ai bambini perché non dimentichino la propria lingua, e a quelli più grandi lezioni di matematica e letteratura. La francese Monique incita Lidia Beccaria, che è deportata di Mondovì, a cui dobbiamo il più importante testo sulla deportazione femminile a Ravensbrück, Le donne di Ravensbrück, la incita a tradurre in italiano la Divina Commedia, perché così non potesse sentire i morsi della fame. Rosalia Poropat, deportata a Triestina, trova il modo di scrivere i nomi e gli indirizzi di tutte le compagne che le sono intorno durante il lavoro forzato, perché chissà, un giorno forse qualcuno avrebbe potuto comunicare alle famiglie quale era stata la sorte della loro figlia o moglie o madre. O ancora di più scrivere un'operetta come l'antropologa francese Germaine Tillon, giorno dopo giorno, dentro una scatola coperta e nascosta dalle compagne, che la sera obbliga a leggere e a cantare quello che ha scritto. Questo per sollevare loro il morale. L'elenco è lunghissimo ed è un affresco corale che per molte significa: devo tornare per raccontare. Ed è per raccontare, preservare la memoria e il luogo della loro sofferenza, convinte che la loro terribile storia non dovesse essere dispersa, che un gruppo di sopravvissute di 11 paesi nel 1948, quindi poco dopo la fine della guerra, si è riunita per costituire il primo nucleo di quello che sarebbe diventato il Comitato Internazionale di Ravensbrück, che sarà ufficializzato nel 1965 nell'ambito del 20° anniversario della liberazione del campo. Attualmente nel comitato sono presenti 14 paesi, rappresentati per la maggioranza da seconde e terze generazioni, venendo meno progressivamente la presenza delle sopravvissute. Ma voglio qui ricordare che sono presenti con noi nel comitato Eugenia, ucraina, nata in campo, Ib, bambino danese di 2 anni, Stella, russa di 4 anni, Barbara, polacca, di 12 anni. Il nostro impegno oggi deve tener conto delle motivazioni che hanno spinto le sopravvissute a costituire il comitato, anche se le linee guida presenti nei loro testamenti morali contengono evidentemente l'autorevolezza derivata dalla loro triste esperienza. Noi oggi portiamo la loro voce, ma non siamo testimoni. A noi spetta un altro compito, perché il vulnus all'umanità che a Ravensbrück, come tutti gli altri campi nazisti, si è consumato non riguarda solo le migliaia, milioni di vittime, riguarda l'umanità intera, perché
è la persona che è stata annullata in quei luoghi, diventando uno stuc, un pezzo, un niente che può essere calpestato a piacimento. Quindi non è solo giusto, ma è necessario capire come tutto questo sia stato possibile per poter riconoscere oggi i segnali rivelatori di intolleranze e perdita di valori. In questi tempi non mancano certo esempi in Europa e non solo, ma guardando la nostra casa europea sappiamo che il lavoro da fare è molto. A tutti noi che abbiamo ricevuto un testimone dalla storia spetta il compito di attualizzarla, stimolando la condivisione di un patrimonio di valori che ci è stato consegnato e che rischia una irreversibile dispersione. Grazie per l'attenzione. Veramente, veramente importanti le parole di Ambra Laurenzi e soprattutto questo messaggio dei testimoni, del testimone che ci viene passato dalla storia. Ci sono tanti modi per passare il testimone, c'è anche la musica. I Modena City Ramblers sono un gruppo musicale che quest'anno compie 30 anni, tra l'altro, e che ha fatto anche della memoria delle canzoni resistenti, delle canzoni della storia operaia, della storia politica, anche una gran parte del suo repertorio. E sentiamo adesso qualche battuta di una canzone bellissima che si chiama Oltre il Ponte. Oltre il Ponte è tra l'altro una canzone scritta da Sergio Liberovici con il testo di Italo Calvino, e già 15 anni dopo la resistenza, dopo la fine della guerra, comincia a raccontare anche alcune delusioni. Oltre il Ponte. Con noi prendo la strada dei monti, silenziosa sabbia divina, sospinosi recidi castagne, una squadra del buio mattino discendeva l'oscura montagna, la speranza era nostra compagna, a saltare caposaldi nemici, pensandoci l'armi in battaglia, scalzi laceri e pure felici. E avevamo 20 anni oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, e tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene l'amore. Grazie, e adesso dopo la musica le parole. Franco Daniello sta arrivando, eccolo. Ciao, buonasera. Flautista, buonasera. Il flauto inconfondibile dei Modena City Ramblers è lui, oltre che cofondatore e anche autore di un seguitissimo blog. Ecco, cosa vuol dire raccontare queste storie, trasmettere la memoria in musica, Franco? Ma trasmettere la memoria in musica intanto è un, come dire, quasi un dovere per chi fa della musica come noi, che non fa musica solo per intrattenimento. Bisogna unire l'intrattenimento, e però mettendoci dentro dei contenuti. A noi è sempre piaciuto fin dall'inizio raccontare le storie, soprattutto dei partigiani e comunque di chi ha, non solo dei partigiani, di chi ha fatto le lotte per il lavoro e per la resistenza, in questo caso come Italo Calvino. Per noi è un piacere e un dovere. La memoria, noi crediamo che sia qualcosa, sembra quasi retorico, no? Ormai tutti si riempiono la bocca di questo termine, memoria, che però è fondamentale, è importante, perché l'uomo senza memoria non va da nessuna parte. Noi se non avessimo memoria in questo momento di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, negli anni 20, negli anni 30, con il fascismo,
noi in questo momento potremmo essere, come dire, potrebbe ricapitare un altro Hitler, un altro Mussolini come se niente fosse, perché non abbiamo memoria, non conosciamo, non sappiamo niente di quello che è successo. E invece è fondamentale, soprattutto ormai noi siamo, diciamo, siamo quelli che stanno già passando il testimone ad altri, ed è bellissimo sapere anche che ci sono tantissimi ragazzi giovani che, e non solo che ci seguono perché siamo, perché suoniamo e facciamo della musica e vengono a divertirsi, e vengono a ballare, a bere una birra e passare una sera in compagnia, ma perché ascoltando anche certo tipo di canzoni si avvicinano, si accostano ad un mondo che ormai sta diventando lontano e è sempre più alla mercé dei revisionisti, che questo che è la cosa che noi vogliamo combattere fino alla fine, che è quello probabilmente che anche dopo la Noce ha fatto dopo che è finita la guerra, perché non è, la sua resistenza non è finita con la fine della guerra, la nostra libertà non è finita nel momento in cui l'abbiamo acquistata, la nostra libertà deve essere conquistata giorno per giorno, e questo credo che sia uno degli insegnamenti più belli della Noce e di tanti altri che hanno fatto la storia dell'Italia. In questo noi siamo questi perché ci sono stati quelli là, ecco. Siamo questi perché ci sono stati quelli là, è fondamentale. D'altro canto la potenza di determinate canzoni è indiscutibile. Fischia il vento, ti faccio un esempio, che voi cantate una dei vostri pezzi più di grandissimo impatto, e un autore come Beppe Fenoglio ne scrive nel Partigiano Johnny dicendo, raccontandolo, come dice, questa canzone ha una forza incredibile, quindi bisogna una forza dire... E ha tenuto in forza anche chi la cantava in quel momento. Questa è la cosa più bella. È la cosa fondamentale. Franco, Daniello, grazie. Sentiremo grazie a voi. I Modena City Ramblers in chiusura. E grazie davvero. Passiamo a un altro intervento, perché Teresa Noce è stata anche, come sappiamo, anche una dirigente sindacale. E allora a parlare di Teresa, sì, grande sindacalista, è Carlo Ghezzi, e segretario della Fondazione di Vittorio. Teresa Noce, la compagna Estella, è stata un esponente di grande rilievo del PC, deputata alla Costituente, è stata tra gli estensori della Costituzione che affonda le proprie radici nella resistenza e nella ripulsa del fascismo. Ma vorrei ricordare soprattutto la sua esperienza nel sindacato. Nel 1947 Teresa Noce viene chiamata a guidare la FIOT, il grande sindacato dei tessili, una delle maggiori aggregazioni industriali, un sindacato nel quale vi erano moltissime donne. E si deve soprattutto a Teresa Noce la conquista di tante leggi fondamentali per le lavoratrici. La legge sulla tutela della maternità, da lei proposta, che conteneva tre punti principali: l'estensione del diritto al riposo per maternità per tutte le lavoratrici, il riposo obbligatorio pagato al 100% e l'istituzione di asili nido e di sale di allattamento nei luoghi di lavoro. Questa legge è stata approvata nel giugno del 1948. Teresa aveva un carattere forte, che non manifestava assolutamente timori reverenziali nei confronti di chi che sia, e difendeva con determinazione le proprie opinioni e ne pretendeva ovviamente più rigoroso rispetto. Ha sostenuto in quella fase scontri pesanti con molti parlamentari, con politici, con industriali, con lo stesso Giuseppe Di Vittorio, che era disponibile a una mediazione sulla legge della maternità leggermente più bassa di quanto richiesto nella piattaforma, mentre lei si impuntava, centrando alla fine l'obiettivo, soprattutto sull'obiettivo del 100% del trattamento economico. I suoi scontri con Di Vittorio sono stati vivaci e caratterizzati qualche volta anche da strilli. Misurandosi con fermezza, come l'era usuale, discusse con lo stesso Togliatti e alla fine decise di non votare contro l'accoglimento dell'articolo 7 nella Costituzione. Nel sindacato Teresa Noce
diffidava fortemente dalla contrattazione aziendale articolata. Intravedeva lì dei pericoli di corporativizzazione, di frantumazione nel mondo del lavoro. Riteneva invece che la pressione di lavoratori e lavoratrici sul Parlamento potesse spingerlo a ratificare e a produrre una vasta gamma di legislazioni sociali. E nel 1952 ha presentato un'altra proposta di legge sulla parità salariale tra uomo e donna. Teresa Noci ha avuto occasione in quegli anni di svolgere, anche se in modo abbastanza anomalo, funzioni dirigenti sulla Camera Oro di Milano. Nei primi anni 50 la sede del Sindacato Nazionale dei Tessili era collocata nella sede milanese del sindacato, la più grande Camera Oro d'Europa, che era purtuttavia in quella fase segnata da profonde divisioni tra i sindacalisti comunisti, così divisi tra loro che non riuscivano a esprimere il nuovo responsabile, finché Giuseppe Di Vittorio sostanzialmente li commissariò e impose loro come segretario generale Renato Bitossi, componente della segreteria nazionale, che purtuttavia non lasciò l'incarico delicatissimo e impegnativo di responsabile dell'ufficio sindacale della CGIL nazionale in Corso Italia, così che a Milano Bitossi si faceva vedere pochissimo. Teresa Noci avvertì la delicatezza di quel passaggio di una grande camera del lavoro senza guida e a suo modo se ne fece carico. Ogni mattina i funzionari della Camera del Lavoro di Milano che salivano i gradini del palazzone di Corso di Porta Vittoria e non sapevano se avrebbero trovato chi dava loro indicazioni operative più urgenti, trovavano quasi sempre al culmine della scalinata Teresa Noci, che informalmente, ma forte della sua straordinaria autorevolezza, impartiva a ognuno le direttive fondamentali, gli dava le indicazioni per la giornata che li aspettava. Nel marzo del 1955, la pesante sconfitta subita dalla FIOM CGIL alle elezioni di commissione interna della Fiat portarono Di Vittorio a una coraggiosa autocritica, nella quale sottolineava i ritardi e le arretratezze della qualità della contrattazione che portava avanti la CGIL. Teresa Noce contrastò la decisione della contrattazione articolata che Di Vittorio pose con fermezza e sottolineò invece i rischi di una frantumazione rivendicativa incontrollabile che lei continuava a vedere. Tuttavia quella riunione di comitato direttivo ha avviato quella svolta che preparerà la riscossa operaia degli anni 60 e infine l'esplosione dell'autunno caldo del 69. Nel 1955 Teresa Noce ha lasciato la segreteria generale della Fiat CGIL, è stata sostituita da Nando Maggioni, che era affiancato da Lina Fibbi, una dirigente molto legata a Teresa, sin dai tempi dell'emigrazione in Francia e dalla prigionia a Ravensbrück. L'impegno sindacale aveva portato Teresa Noce a ricoprire sin dal 49 la responsabilità dell'Unione Internazionale dei Lavoratori e delle Lavoratrici Tessili, affiliati alla FSM, una struttura che aveva sede a Praga. Dal 55, quando lei vi operò a tempo pieno, la sede venne trasferita a Milano. Infine, nel 58, quando venne finalmente applicato il dettame costituzionale che istituiva il CNEL, Teresa Noce, che in quell'anno aveva lasciato il comitato centrale del PC, vi è entrata in rappresentanza della CGIL e vi ha operato per diversi anni. È poi morta a Bologna il 22 gennaio del 1980. È stata indubbiamente una grande personalità, una grande dirigente, una grande figura alla quale la democrazia italiana, la sinistra e la CGIL debbono indubbiamente molto. Sì, sono tanti quelli che devono molto a Teresa Noce, su questo non c'è il minimo dubbio, ma la vita di Teresa è stata tanto, è stata anche una vita di passioni pubbliche e private, oltre che l'impegno politico, quello sindacale, quello che abbiamo visto. E Anna Tonelli, docente dell'Università di Urbino, ha scritto un libro importante che si chiama Nome di battaglia e stella, Teresa Noce, una donna comunista del Novecento. Penso che in questo titolo ci sia tutto il libro di una vita che è quasi un romanzo, vero Anna Tonelli? Sì, per una storica devo dire che la vita di Teresa Noce è il ritratto ideale.
uno per ovviamente la sua biografia, ma due anche perché ha lasciato una quantità incredibile di documenti, di testimonianze. Teresa era precisissima, scriveva qualsiasi cosa, e quindi per uno storico ricostruire la vita appunto di una personalità, di un personaggio così intenso, complesso e affascinante. Chiunque scrive una biografia se ne innamora, questo devo dire che è abbastanza normale, ma io di Teresa Noce davvero mi sono infatuata, perché ogni piega della sua personalità dice ancora di più, no? Non solo appunto della sua molteplice attività politica, sindacale, pubblica, ma anche nei risvolti privati. Io ho tentato, spero di esserci riuscita, di scrivere la sua biografia intrecciando il piano pubblico e il piano privato, che non sono disgiunti l'uno dall'altro, perché Teresa è stata una dirigente, un'attivista politica assolutamente di primo piano, ma è stata anche una donna di primo piano, con le passioni, le emozioni, i sentimenti, gli affetti, senza nascondere nulla neanche a se stessa, e quindi questo doppio binario mi ha permesso di ricostruire una vita dove i sentimenti, anche in politica e soprattutto nella vita di una comunista, sono stati centrali. Sappiamo che per tradizione il Partito Comunista cerca di tenere il privato chiuso dentro le pareti appunto domestiche. In realtà Teresa, anche per un gesto davvero rivoluzionario anche nella sua vita privata, cioè il rendere pubblico la sua disobbedienza verso un annullamento di matrimonio a San Marino, fatto sostanzialmente a sua insaputa, ha reso pubblico questo gesto, un gesto che le è costato l'estromissione dalla direzione del Partito Comunista. E una vicenda che appunto l'ha segnata molto, ma che non ha assolutamente fatta, non l'ha fatta distogliere mai dal suo essere profondamente comunista. Questo lo dirà fino all'ultimo. E quindi anche le vicende private, quindi l'amore nei confronti dei figli, il rapporto con le altre donne, un altro aspetto davvero molto, molto centrale, hanno segnato appunto tutta la sua esistenza. Un aspetto che a me ha davvero molto sorpreso, perché non conoscevo la profondità da questo punto di vista, da autodidatta scrive moltissimo, non solo appunto quello che è stato pubblicato, ma nella documentazione che il figlio Giuseppe, l'amatissimo Putisce, che saluto pubblicamente, che mi ha aiutato moltissimo anche a scrivere questa biografia. In questa documentazione ci sono anche racconti inediti, altrettanto belli, altrettanto incisivi. Quindi è una memoria che lei stessa ha lasciato, e questo appunto per noi storici è stata davvero importantissimo, e proprio nella ricostruzione di questa vita da romanzo. Io ho scritto un libro di storia, ma appassionandomi come a scrivere un romanzo, cosa che probabilmente non avrei le capacità di farlo. E nessuno finora ha nominato l'origine dello pseudonimo Estella. È bene ricordarlo, perché è uno pseudonimo che viene scelto da Togliatti e che Teresa non ama,
perché ritiene che quel nome sia più adatto così a una figura più divistica, più giovanile, no? Contraria a quella, a quello stereotipo di donna non particolarmente avvenente, sul quale Teresa peraltro è sempre molto ironica e ci scherza sopra. E quindi alla fine ancora una volta obbedisce da comunista disciplinata alla decisione di Togliatti. E quindi è vero che sarà una comunista sempre più o meno in linea, ma è anche appunto una donna coraggiosa, caparbia, che qui chiudo il mio intervento con un'altra frase che ha dato il titolo a un articolo che secondo me illustra benissimo chi è Teresa e che si intitola Imparare a dire di no. Dire di no al padrone, al marito e anche al compagno di partito. Quindi mi piace ricordare anche il no di Teresa, che è un no importante anche per tutte le donne e credo per tutti noi. Grazie Anna Tonelli, sì, questo è un insegnamento importante, imparare a dire di no e non aver paura di dirlo, ecco, sotto tanti profili. Grazie, grazie veramente di questo intervento, penso che abbiamo già due libri, come vedete, che devono essere letti, appunto questo di Anna Tonelli e la rilettura invece di Domani farà giorno. E dunque, intanto tra pochi istanti diamo di nuovo la parola a Elena Ruzza per una nuova lettura, ma siccome siete in tanti che ci state seguendo sui social, vi ricordo su Facebook sia appunto sulla Fondazione 2000 che anche su YouTube, e c'è un messaggio molto bello, per esempio un ragazzo di Torino che si chiama Giulio Tora dice: bellissima iniziativa, sono un ragazzo di Torino, ho 18 anni e credo che il valore della memoria e della resistenza siano i valori più importanti della vita. Viva la libertà, viva l'Italia libera. Grazie Giulio, grazie, perché è importante che ci siano tanti diciottenni che pensino questa cosa e ci farebbe piacere che fossero tanti, per cui se volete mandare dei messaggi, se volete mandare dei commenti, noi siamo qui, se avremo tempo li leggeremo con piacere. E adesso Elena Ruzza. Eccomi qua. 1945. Finalmente la guerra finisce. Bisogna ricostruire. 1946. Il governo Bonomi, col decreto De Gasperi-Togliatti, riconosce il diritto di voto alle donne. Oh, ricostruiamo. Primo mattone. E all'Assemblea Costituente vengono elette 21 donne. Altro mattone. Ah, quando le donne si presero la storia. Sì. 21 deputate su 556 deputati maschi. Beh, solo il 3,5%, ma le 21 deputate hanno scritto gli articoli fondamentali della nostra Costituzione, gli articoli 3, 29, 30, 31, 37, 48, 51 e tutti, guarda un po', trattano di uguaglianza in famiglia, sul lavoro, nel voto. Teresa Noce non perde tempo e presenta nel giugno del 48 il primo progetto di legge su iniziativa delle deputate, che altro non poteva essere che per la tutela della maternità. Dice: non come assistenza sotto forma di carità pubblica, sia pure sociale, ma di qualcosa che sorge dal diritto e non dal bisogno. E aggiunge: a prescindere dalla loro situazione sociale e giuridica e quindi anche fuori dal matrimonio. Era il 1948 e questo verrà attuato solamente nel 2012. Noi a Torino abbiamo un polo del Novecento, e lì è un grandissimo archivio dove ci sono tantissime fondazioni che hanno raccolto i loro archivi. E per costruire questo spettacolo, io e Gabriella Bordini siamo entrate, lì c'è un archivio di buste di Rita Montagnana. All'interno di queste buste abbiamo trovato manoscritto un articolo che Rita aveva sottolineato, ed è proprio l'articolo a cui faceva riferimento la professoressa Tonelli a proposito di rete delle donne. L'articolo era di Teresa Noce, si chiama Imparare a dire di no. Le donne devono imparare a dire di no.
Ecco il primo necessario passo per affermare la propria personalità, per sottrarsi alla condizione di appendice dell'uomo in tutti i campi. Imparare a dire di no al marito quando non la si pensa come lui, al padrone quando vengono violati i diritti, al capo ufficio, al direttore, al compagno di partito. Anche le donne che lavorano, non sempre in casa, nei rapporti personali con il marito, fanno sentire la loro indipendenza. Imparare a dire di no allo sfruttamento, alle esosità, alle ingiuste pretese di chi, perché ha la possibilità di comprare la forza lavoro, di quelli che, come noi, che la dobbiamo vendere per poter vivere, crede di comprarne anche la dignità, la coscienza, la libertà di opinione. No, no, no. E i rapporti col marito. Su questo si potrebbe fare un altro spettacolo. Teresa, una mattina del novembre del 53, legge sul Corriere della Sera una notizia che la lascia di stucco. C'era scritto: l'onorevole Luigi Longo, vice segretario del Partito Comunista Italiano, ha ottenuto nei giorni scorsi il divorzio dall'onorevole Teresa Noce. Ma è uno scherzo? Io non ne so nulla. Smentisco la notizia con una lettera ai giornali, anche se i compagni di partito non sono d'accordo. Era andata così. Longo ottiene il permesso di soggiorno per un anno e la residenza a San Marino. E lì il divorzio è legale. Lui, Longo, il compagno, dichiara: il matrimonio mi è stato imposto con minacce e violenze da parte dei miei genitori. E fa mandare la notifica a comparire a un vecchio domicilio di Teresa, dove lei non vive più. Perciò Teresa non viene informata e naturalmente non risponde. Chi tace acconsente, divorzio accordato. E io ricorro alla Commissione Centrale di Controllo del Partito, ma senza neanche portare la questione al Comitato Centrale, nei suoi veri termini, viene decisa la mia eliminazione dalla direzione del Partito Comunista. Questo dice nella sua biografia rivoluzionaria professionale, è stato il dramma più importante della sua vita. Teresa Noce e Stella, rivoluzionaria professionale. Ma che cosa vuol dire oggi essere rivoluzionari? Rivoluzionarie. Cosa dici? Dici che per noi va male? È vero. Il buio cresce. Le forze scemano. Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ora in una condizione forse più difficile di quando si era appena cominciato. E il nemico che ci sta innanzi è più potente che mai. Sembra che gli siano cresciute le forze. Ha un'apparenza invincibile. Però anche noi abbiamo commesso degli errori. Non si può più mentire. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa ora è falso di quel che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi possiamo contare ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente? O dobbiamo sperare soltanto in un colpo di fortuna? È questo che chiedi? Non aspettarti nessuna risposta, oltre la tua. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua, la mia, la nostra. Grazie. Grazie Elena, davvero coinvolgente. Non aspettiamoci altre risposte, ma come dire, andiamo avanti su questa strada. Questa strada, come ci ha insegnato Teresa Noce, e Stella, anche se non voleva chiamarsi Stella, va bene, e come abbiamo imparato da Anna Tonelli. E c'è un altro intervento che parla, che parte dall'idea artistica, ancora una volta, è un'altra compagnia teatrale di Torino, si chiama Arte Muda, Tiziana Rubano, ci vuole parlare di uno spettacolo. C'è uno spettacolo che si chiama Vivere in piedi, che va in scena dal 2017, che ha permesso, oltre a una grande, come dire, partecipazione di pubblico, ma anche dal basso, un movimento per intitolare una piazza a Teresa Noce. Buonasera Tiziana. Buonasera Donatella, grazie. Sì, io sono Tiziana Rubano, appunto faccio parte di un'associazione di promozione sociale Arte Muda, che è una realtà che opera a Torino e si occupa soprattutto, ma non solo, di teatro. Io sono
molto contenta di raccontarvi del nostro impegno legato a Teresa Noce e di essere qui, perché questo a mio parere è un evento che ci dà anche la possibilità di conoscere, di conoscerci fra persone e associazioni legate da obiettivi comuni. Noi, dopo aver conosciuto molti anni fa, grazie all'autobiografia rivoluzionaria professionale, agli scritti di Anna Tonelli, la straordinaria vita di Estella, abbiamo sentito subito la necessità di farla riemergere da quell'oblio in cui volutamente era stata relegata. L'abbiamo sentito per tanti motivi, certamente per la ricchezza del suo esempio e perché siamo torinesi, quindi persone nate nello stesso luogo di Loce e facenti parte di una città che fino a quel momento non le aveva riconosciuto alcun tributo. Ci siamo sentiti dunque responsabili e abbiamo fatto questo anzitutto appunto utilizzando il mezzo a noi più familiare, che è quello teatrale, creando quindi uno spettacolo dal titolo Vivere in piedi, con la regia di Alberto Barbi, che è anche molto divertente tra l'altro a suo modo, e va in scena dal 2017 e parla anche dell'annullamento del matrimonio. Ma al tempo stesso ci siamo resi conto che questo non bastava, perché era necessario lavorare anche e soprattutto per lasciare qualcosa di tangibile, di fermo, di presente nella città. E allora da lì noi abbiamo iniziato un percorso importante, finalizzato proprio a intitolarle un luogo, che ha ricevuto, devo dire, una risposta commovente in termini di coinvolgimento. Moltissime sono state le realtà che ci hanno supportato. Cito fra tutte l'Associazione Toponomastica Femminile, il Centro Studi Pensiero Femminile, Silvia Pietrogrande, che è fra le curatrici di uno dei video più completi sulla storia di Estella, e la circoscrizione 6, che proprio in quel periodo stava lanciando l'idea di un percorso partecipato per l'intitolazione di una grande piazza di Torino, che prevedeva una serie di votazioni da parte dei cittadini, ai quali poi furono proposti nomi diversi, fra questi quello, grazie alla nostra proposta, di Teresa Noce. E ci sono state dunque una serie di presentazioni da parte delle associazioni promotrici. Alla fine siamo riusciti nel nostro intento e la piazza è stata intitolata appunto a Teresa Noce. Oggi Torino ha una piazza Teresa Noce e noi ne siamo molto felici, soprattutto perché a quell'area noi avevamo dato da subito un significato simbolico molto forte. Quell'area a ridosso di una fabbrica, oggetto di un intervento di rigenerazione urbana, e la fabbrica è luogo simbolo delle lotte di Teresa Noce. E inoltre in una zona periferica, che è appunto Barriera di Milano, che è una zona difficile certamente, ma anche di forte mescolanza, di integrazione, tutti i temi cari alla nostra Teresa Noce. Oltre ad essere tra l'altro vicino a quelle famose caneire di cui Teresa Noce racconta all'inizio della sua autobiografia e dove appunto nacque. Noi poi abbiamo intrapreso altre iniziative, in realtà non ci ha fermato il lockdown, perché anche in quel periodo abbiamo prodotto un video, che è un video certamente artigianale, date le condizioni, che ci è stato richiesto dall'ANPI, sezione Alta Val di Susa, che magari chiedo a qualche collega che mi ascolta di linkare nei commenti. E tra l'altro stiamo anche facendo girare proprio in occasione del centenario. Io termino dicendo che l'aspetto più emozionante, a mio parere, delle varie azioni intraprese rimane la risposta delle persone a cui raccontiamo la vita di Estella, anche nelle scuole, perché lo abbiamo portato lo spettacolo anche nelle scuole grazie alla circoscrizione 3 di Torino. Ed è questo perché la vita di Estella è una vita talmente ricca, non solo di lotte, di diritti, certo, ma anche di valori e anche di messaggi, che io penso che ognuno in questa storia può trovare consigli, può trovare risposte, trova motivazione, inevitabilmente a mio parere trova un pezzo di se stesso e al tempo stesso forse un pezzo che gli manca o le manca e probabilmente vorrebbe ricevere in dono. Io vi ringrazio moltissimo.
Eccoci, grazie Tiziana. Stavo pensando che da un certo punto di vista questa mobilitazione dal basso è stata un altro successo di Teresa, perché insomma comunque in ogni caso è nato intorno a questo progetto, è nato intorno a lei, e quindi grazie della vostra iniziativa e grazie di e mi fa piacere che abbiate citato anche il gruppo Toponomastica Femminile fondato da Maria Piercolini, che ha fatto tantissimo in questi anni in tutta l'Italia, coinvolto migliaia di donne, soprattutto perché la memoria delle donne venisse sempre più ricordata nelle intitolazioni. Adesso abbiamo un intervento che ci sta particolarmente a cuore, perché la parola va a Giuseppe Longo, figlio di Teresa Noce. Eccolo. Buonasera Giuseppe. Buonasera, grazie a te e a tutti i partecipanti per questa bella iniziativa. Insomma, abbiamo detto tante cose diverse di tua mamma, però magari la tua è un altro modo di vedere, chiaramente. Forse non un altro modo di vedere, ma voglio dire alcune cose che spesso vengono dimenticate e che non lo sono, per esempio nel libro che è stato ricordato oggi da Anna Tonelli. Spesso quando si parla di Teresa Noce, uno ricava l'impressione che in qualche modo fosse una persona, sì, con grande volontà, lottatrice, eccetera, eccetera, e ne può uscire fuori l'impressione che non fosse che fosse solo quello, che era una donna in tutti i sensi, era intanto, prima di tutto, era una mamma, anche se ne parla non molto, certamente molto meno di quello che sente nei suoi vari libri. E questo per una specie di pudore, cioè parla di sé ma non troppo. Ecco, ecco, ci sono, quando ne parla, ecco, si vede subito quanto amasse i suoi figli. Lo si vede, diciamo, molto bene dall'inizio alla fine delle sue esperienze carcerarie e nei campi della morte. La prima lunga esperienza carceraria, ce ne sono state altre brevi in precedenza, ma la prima esperienza carceraria, che dura circa un anno e mezzo, è quella del campo di concentramento di Riocroix, nel sud della Francia. Qualche problema di connessione? No, mi sembra, io sento bene. Non, dunque, quando viene arrestata, dopo la sua attività per portare alla lotta contro l'invasore tedesco i lavoratori stranieri immigrati in Francia dai vari paesi, lei è capo di questo movimento, appunto
partecipa al movimento come capo del movimento che sta nascendo, non come staffetta, infermiera o con un altro ruolo secondario. Quando viene arrestata, la prima cosa che pensa è questa volta, e che scrive, io cito da quello che scrive, pensa questa volta è proprio finita, è persa ogni speranza, è certa che non avrebbe rivisto i figli chissà fino a quando, e continua a parlare, a pensare ai figli lontani, e scrive che fino allora si era sempre vietata di pensare troppo ai figli per non sentirne la mancanza in modo insopportabile, per non sentirsi troppo mordere il cuore dalla nostalgia. Questa, lo sapeva, l'avrebbe indebolita, facendola soffrire troppo. Ma adesso in carcere si può permettere di soffrire troppo. Adesso può pensare ai figli senza nuocere al suo lavoro. Togliendole la libertà l'hanno resa libera almeno di soffrire. Può scavare la sua sofferenza con le unghie del dubbio, addolcirla con le speranze più insensate. Può fare dei piani, dei castelli in aria, chiedersi quando li avrebbe riviste, che età avrebbero allora. Può piangere finalmente, può permettersi questo lusso o questa debolezza. Non è più Claudia. Claude, in italiano Claudia, è il suo nome di battaglia nella resistenza francese. Non è più Claudia. Sulle sue spalle non pesano più le responsabilità di un capo, di un combattente. Non è più responsabile della vita, della libertà dei suoi compagni. È soltanto una donna, una mamma lontana dai suoi figli. È Giovanna Pinelli, nata Fanucci, Corsa. L'altro, ecco, Gian Fanucine Pinelli, è l'ultima conversazione, l'ultimo ricordo che ci siamo scambiati prima della sua morte. Questo è il quindi anche attraverso il suo primo anche non ho sentito anche la domanda anche nel rapporto personale tu dicevi è l'ultimo ricordo che ci siamo scambiati, questo di Giovanna. C'era però sempre un riferimento anche alla sua vita pubblica, diciamo, da questo punto di vista. Certo, ma ecco, io ho parlato, diciamo, del suo primo della sua prima prigione di lunga durata, ma questo poi dopo arriva nelle prigioni di Parigi, già occupata dai tedeschi, quindi sotto controllo tedesco, viene poi deportata in Germania, arriva in quel terribile campo che è il campo di Ravensbrück. Campo che è un campo femminile, e mentre è che un campo dove chi entra verrà sfruttato fino alla morte, e quando finirà di essere sfruttato finirà nei campi crematori.
ma c'è un'analogia fra il campo di Auschwitz, che è destinato essenzialmente agli ebrei, e in cui chi entra normalmente esce dopo essere passato dai campi crematori. Viene distrutto lì in quanto ebreo, non per qualche altro motivo da parte dei nazisti. Il campo femminile di Ravensbrück distrugge la donna in quanto donna, indipendentemente dal motivo per cui è stato arrestato, deportato, eccetera. Le donne vengono distrutte in quanto donna. E quando entra in questo campo, capisce che quasi certamente non ne uscirà. E dice, scrive, che per la prima volta si è sentita sommergere dalla disperazione. Aveva la sensazione che oramai non ci fosse più scampo. E dice, avevo vissuto come una combattente, morire lottando non mi spaventava. Se fossi caduta in Spagna, almeno sarebbe stato nella lotta e in mezzo ai compagni che mi avrebbero compianto e seppellita. Ma in Germania, sotto le torture o nella camera a gas, il mio corpo nel forno crematorio, nessuno avrebbe mai saputo com'ero morta. E i miei figli non avrebbero neppure saputo il luogo della mia sepoltura. Era una prospettiva veramente troppo orribile. Ecco. Giuseppe, noi purtroppo abbiamo dei tempi un po' stretti, staremmo ad ascoltarti tutta la sera, ma purtroppo non ce la facciamo. Ci rendiamo anche conto di quanto sia difficile raccontare queste cose. Una frase... quello che colpisce in questo suo ricordo è che quello che le fa più paura non è vedere i figli, ma è la sofferenza dei figli, non la propria sofferenza. Va bene, grazie di tutto. Grazie, ma anche per questa testimonianza, per quanto voi figli eravate nel cuore di Teresa. E adesso darei la parola, andiamo un po' veloci, mi scuso con chi deve ancora intervenire, ma appunto siamo tanti e ci sono tante cose da dire. Anna Cocchi, presidente Ampi Bologna, quindi Teresa Noce è una vera resistente. Sì, grazie, buonasera a tutti, con piacere sono qui insieme a tutti voi perché è davvero un'occasione per noi importante per ricordare una figura che per quel che riguarda la resistenza è una donna straordinaria. Mi piace ricordare come l'ha definita Carla Nespolo, purtroppo la nostra presidente che purtroppo non c'è più, e la definì il ciclone della resistenza. Credo che sia stato davvero un ciclone durante la resistenza, una resistenza che non è stata solo quella italiana, ma soprattutto è stata per lei una resistenza. Ma vorrei ricordare come una figura straordinaria per quello che poi questi uomini e queste donne, ma in particolare questa donna, ha fatto dopo la resistenza. Quindi l'essere stata membro dei 75 per la stesura della nostra Costituzione, credo che per noi di Ampi, ma per tutti noi italiani, sia doveroso un ringraziamento speciale a questa donna e a tutte queste persone che hanno dato a noi, così come ieri diceva in una lettera per me particolarmente significativa che mi ha toccato moltissimo,
quando il cardinale Zuppi dice: cara Costituzione, ascoltandoti troviamo un momento di fiducia, un momento di serenità. Ecco, questa serenità e questa fiducia della quale noi oggi, in questo mondo così in un lungo calvario, sta affrontando, l'andiamo a ritrovare, l'andiamo a ricercare nella Costituzione, che è nata dalla resistenza e che è nata dalla volontà e dal sacrificio di queste donne. Io a Teresa Noce in questi anni ho dedicato molta attenzione per quel che sono state le mie letture, cioè credo che non me ne sia sfuggita nessuna. Peraltro l'altro giorno in una trasmissione di quelle, insomma, del venerdì sera, insomma, quelle che si seguono quando la giornata è proprio molto molto piena, veniva però ricordato in un piccolissimo spaccato le donne che hanno fatto la resistenza, le donne che sono finite dentro ai campi di concentramento, e non sono certissima che si parlasse di Ravensbrück, e quindi mi auguro che fosse proprio questo, perché diceva questo, insomma, l'attore che raccontava che all'apertura dei cancelli di questo terribile luogo, dopo alcuni giorni furono consegnate alle donne prigioniere, e che quelle poche che si erano salvate, il rossetto che era come restituire un brandello di umanità a queste persone che avevano sofferto l'impensabile. Io credo che a queste donne la memoria sia troppo poco, cioè pensare che la memoria sia sufficiente perché un giorno all'anno la ricordiamo, no, dobbiamo ricordare tutti i giorni che i diritti che sono stati conquistati attraverso la stesura della Costituzione, e a lei dobbiamo in particolare l'articolo 3 della Costituzione, dove dice che tutti i cittadini sono uguali, credo che sia ancora un dovere altissimo che noi dobbiamo avere nei confronti di queste persone che hanno dato a noi il diritto di vivere in libertà oggi, ma godendo anche di diritti che sono stati conquistati, e Teresa Noce ha, fino penso alla fine dei suoi giorni buoni, lottato perché questi diritti fossero diritti di tutti. Grazie. Grazie Anna Cocchi, è vero, ha lottato perché fossero diritti di tutti questi, e quindi noi non possiamo che ringraziarle, ma devo dire che sicuramente non bisogna parlarne soltanto un giorno, ma ne stiamo parlando in tanti stasera, e quindi questo significa che c'è tanto movimento, che c'è tante persone, che ci sono tante idee che dietro questa memoria vogliono fare delle cose oggi, l'abbiamo visto anche dagli spettacoli che sono anche tra l'altro rappresentati da giovani donne, questi sono elementi importanti. E sempre parlando di donne, la parola adesso, mi raccomando la brevità, ma questo scusatemi, va a Katia Graziosi, presidente della Unione Donne Italiane di Bologna. Buonasera Katia. Buonasera a tutti. Grazie per questo bellissimo pomeriggio. Sono state dette delle cose molto importanti sulla vita di Estella, e anche l'ultimo intervento, le parole toccanti di Giuseppe, si fa fatica a intervenire. Ecco, io, siccome presiedo un'associazione che ha 75 anni, UDI, vorrei toccare tre questioni su cui ci fu una, sono già state citate, ma mi preme ancora sottolinearle, una grande contaminazione con UDI su tre questioni importantissime: la solidarietà, la tutela della maternità, la parità salariale fra uomini e donne. Ecco, sulle questioni legate ai diritti della maternità delle lavoratrici, Ghezzi ha già detto delle cose molto importanti, ma credo che oggi abbiamo ancora bisogno di riprendere queste leggi su cui Estella si impegnò tantissimo
perché uscire nel 48 già con questi diritti così importanti per le donne, quindi con questo riconoscimento sul, che voleva anche essere un riconoscimento sul valore sociale della maternità, oggi c'è un gran bisogno di riprendere queste norme, perché voi sapete la difficoltà ancora oggi per le giovani donne a decidere fra lavoro e gravidanza, fra lavoro e maternità, il rientro difficile anche nel lavoro dopo una maternità. Poi sulla parità salariale, lei è stata bravissima, ha contribuito a scrivere l'articolo 37 della Costituzione, ma credo che sia anche importante ricordare che Teresa si è sempre battuta sulla questione della parità salariale subito, mentre invece trovava degli ostacoli anche dentro al sindacato, anche dentro alla CGIL, perché era nel sindacato, il sindacato non ne vedeva questa modernità che vedeva lei, e quindi vi furono anche delle frizioni con Teresa, perché il sindacato pensava che bastasse anche ritoccare le tariffe, ma non andare alla sostanza della questione. E credo che questa cosa si è trascinata per anni e fortunatamente voglio anche ricordare che alcune donne poi l'hanno ripresa, penso a Marisa Rodano che per anni si è battuta, ieri ha compiuto 100 anni, e poi alla grande Tina Anselmi che riuscì a uscire con una legge nel 77. Pensate che Teresa si era battuta nel subito nell'immediato dopoguerra per questa cosa e ci siamo arrivati nel 77. Poi voglio dire poche parole ma sulla solidarietà. Ecco, sulla solidarietà è un valore da recuperare assolutamente e da rilanciare. Ecco, io quando penso a Teresa che era uscita dal campo di concentramento e che immediatamente si mette all'opera e a Milano insieme ad altre compagne nell'ottobre del 45 si impegnano per recuperare l'infanzia. I bambini sono tanti in Italia che hanno bisogno di tutto. Prima vi è questa organizzazione che si mette in moto per recuperare e aiutare dei bambini della periferia di Milano, ma poi la questione si allarga perché il progetto che viene fuori è bellissimo, è quello di dare veramente un senso nazionale alla cosa, e quindi vi è questo recupero dell'infanzia. Guardate, io credo che noi questa cosa la dobbiamo assolutamente fare conoscere alle giovani generazioni, insieme a tutte le cose che sono state dette oggi, perché in quel periodo, dal 45 al 52, riuscire a fare accogliere 70.000 bambini nell'Italia del Nord, bambini che provenivano prevalentemente dal Sud, e quindi creare una forma di non solo accoglienza, ma di diritti, di diritti dei bambini non se ne parlava, ma qui le donne, e Stella per prima, mettono le basi per quello che saranno poi i diritti del futuro dell'infanzia. Quindi io mi voglio fermare qui e ringrazio tutte. Oggi ho sentito delle cose bellissime e credo che anche la proposta di sono molto contenta della proposta che hanno fatto Roda e anche Ferrari per fare questa giornata per Estella. Grazie a tutti. Grazie a Katia Graziosi. Sì, una giornata per Estella che non sia sporadica, un punto di riferimento nell'anno per tutte le cose alle quali Estella, cioè Teresa Noce, ha dedicato la vita. Ancora due brevi interventi e poi si chiude in musica. Anna Salfi, presidente Fondazione Argentina Bonetti Altobelli. Eccola. Ciao. Ciao a tutti. Buonasera.
No. Intanto io vorrei partire dal ringraziare per questa iniziativa, perché l'iniziativa ci riporta al progetto di questa sera. Cioè, il progetto è di fare per Teresa Noce un evento, un luogo, un'occasione per incontrarsi e per affrontare tutti gli aspetti della sua vita. Ora, è chiaro che dopo tutti questi interventi io vorrei sottolineare un aspetto, che nella narrazione che le donne fanno in chiave storica si mette quasi sempre in evidenza, più che i fatti, anche gli aspetti psicologici e più intimi della vita di questi personaggi, di queste donne. Ecco, quindi aggiungerò un tassello che, grazie all'intervento di Ghezzi e a quello anche di Katia prima, mi permette di spostarmi su dei temi che non sono stati toccati. Quali sono? Intanto, Teresa, dobbiamo sapere che era prima di tutto che cosa? Era una lavoratrice e un'agitatrice. Perché ho voluto sottolineare questo aspetto? Perché è molto importante il fatto, la sua attenzione al lavoro, la sua attenzione ai temi delle donne che lavorano, nasce probabilmente anche dal suo vissuto, da quello che lei era, apprendista in un laboratorio di sartoria, aveva vissuto gli scioperi del 911, ma anche l'incendio che era stato fatto alla Camera del Lavoro di Torino dai fascisti. È stata una lavorante in un biscottificio, sempre a Torino, in una Torino operaia oscura e fumosa, il fumo delle aziende, il fumo delle aziende, le prime aziende meccaniche e anche di quelle dolciarie. È stata operaia al Tornio, alla Fiat Brevetti di Torino, veniva detto anche prima, e riuscì a far pagare un'indennità di licenziamento alle donne. Perché? Perché le donne, al di là della differenza di visione, le donne avevano preso il posto degli uomini durante la guerra, e quindi quando la guerra finì ci fu la espulsione delle donne dal mondo del lavoro, e quindi lei riuscì a conquistare l'indennità di licenziamento. Ma anche nel campo di Hollenstein fu una donna operaia, anche lì il lavoro ha attraversato la sua vita. È stata una sindacalista, noi la ricordiamo anche all'interno di questo progetto, che è Profili biografici delle sindacaliste emiliano-romagnole, perché è una delle due sindacaliste, lei con Adele Bei, che è stata la costituente e addirittura, come è stato ricordato, nella commissione dei 75 che scrisse materialmente la costituente. Bene, la cosa della sindacalista, Ghezzi ha spiegato tutti gli aspetti più salienti, però la cosa che mi piace ricordare è intanto questa dialettica con Di Vittorio, perché in realtà non è che litigasse solo con Di Vittorio, perché fu Di Vittorio a volerla all'ufficio studi della CGIL, ma soprattutto la sua esperienza ci dice di un altro fatto, del fatto che quando era segretaria nazionale della FIOT, quindi dei lavoratori tessili, delle lavoratrici tessili, era anche presidente della UISTA. All'epoca l'attività internazionale che le sindacaliste, anche l'Altobelli, a cui è intitolata la fondazione, erano donne che avevano una grande attività internazionale. Era l'epoca dell'Internazionale Socialista. Dopo il 21 ci fu anche un congresso difficilissimo anche in seno al sindacato, ma probabilmente ne parleremo in un'altra occasione. La cosa importante è che lei riesce a conquistare il primo contratto collettivo di lavoro del dopoguerra nel settore tessile e viene eletta al Comitato Federale della CGIL, quindi alla Confederazione. Lascerà la FIOT e diventerà segretaria della UISTA, è differente dall'essere presidente, e la cosa importante è che questa compagine internazionale si sposterà in Italia, da Varsavia in Italia. Ecco, c'è una cosa molto molto importante dell'esperienza sindacale fatta dalla Noce, ed è la rivalsa che su di lei ci fu rispetto, lei fu molto criticata per la gestione delle officine reggiane a Reggio Emilia.
Perché fu? Perché aveva lavorato troppo bene, aveva raggiunto troppi aderenti e perciò dal partito si ritenne che erano eccessivamente individuabili da parte dell'Ovra, che era la polizia segreta del fascismo. Quindi era una donna che aveva anche una grande capacità motivazionale e organizzatoria. Andiamo avanti. L'altro aspetto importante che è stato qui richiamato è quello l'attività svolta nelle politiche e nelle istituzioni. Aderisce al Partito Comunista nel 21 con la scissione di Livorno. Sappiamo che non era presente, era stato detto già in premessa, alla conferenza di Livorno. Va a Mosca presso il Profintern, l'internazionale sindacale, e rappresenta la CGIL ed è componente, come si diceva, della commissione del 75 che dirige la Costituzione italiana. Nel 48, alla prima legislatura, propone il progetto di legge che diventerà poi dopo la legge 8 e 60, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Qui è importantissimo il fatto che lei lega sempre alla tutela fisica, quindi l'orario di lavoro, le condizioni di lavoro, quella che veniva detto prima da Katia Graziosi, quella della parità salariale. Chiudo con una considerazione che riguarda la capacità di queste donne di pensare sempre in termini di generosità e in chiave emancipazionista. Scrive tanti libri, Domani farà giorno, Gioventù senza sole, Vivere in piedi, Laica e la stessa rivoluzionaria professionale. Perché fanno questo? Perché sono donne che scrivono perché credono nel valore emancipatorio della cultura e per fare opera pedagogica. Dobbiamo ricordare che in Italia all'epoca c'era un'enorme diffusione dell'analfabetismo e che quindi lei, come tante altre donne importanti, non scriverà soltanto in chiave autobiografica, ma scriverà anche in chiave proprio pedagogica, proprio per far sì che le persone si possano emancipare. Andiamo avanti, quindi questi sono i passaggi che Teresa Noce fa sia alla Costituente con Adele Bei e eletta all'Assemblea Costituente. Nella commissione dei 75 ci sono delle donne e sono donne che rappresentano anche partiti che oggi non esistono più, l'Uomo Qualunque, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Partito Comunista e ancora Nilde Iotti per il Partito Comunista sono in due. Le cose nella commissione dei 75 si affrontano tanti dei temi che contribuiscono a connotare con temi di genere anche la Costituzione italiana. Ricordo velocemente, prima di salutarvi, gli articoli che sono stati contaminati da questo lavoro. L'articolo 3 sulla parità sostanziale, ha lavorato molto con Lina Merlin su questo. L'articolo 4, il diritto al lavoro per tutti. L'articolo 29 sulla famiglia e l'eguaglianza tra i coniugi. L'articolo 30, i diritti e i doveri dei genitori, entrambi, un connotato della sua azione è quella di mettere sullo stesso piano sia le donne coniugate che quelle non coniugate e la tutela, riconoscere il valore della famiglia, ma non per questo dimenticare chi non vive in una famiglia. L'articolo 31, la protezione della maternità. Il 37 sulla parità retributiva e il 48 addirittura sul diritto di voto, il 51 sull'accesso agli incarichi nella pubblica amministrazione, il 117 sulla parità alle cariche elettive. Quindi il lavoro Anna, sì? siamo quasi oltre. Ho già chiuso. Con questo volevo dire che parte dal lavoro, ma la sua opera, il suo impegno, la sua generosità si spalma su campi immensi. Quindi andiamo avanti col progetto e avanti tutta.
Grazie Anna Salfi, anche per una ragione, perché lo vedete, ci sono talmente tantissime, talmente tante cose da dire su Teresa Noce che l'idea di stabilire almeno una giornata all'anno dedicata a lei mi sembra il minimo a questo punto, perché questo pomeriggio è stato un pomeriggio intensissimo, ma è come se avessimo messo soltanto dei titoli e per quanto abbiamo avuto ogni genere di possibile intervento, compreso quello assolutamente fondamentale di Giuseppe Longo, suo figlio. Ecco, stiamo andando veramente in chiusura, verso l'ultimo intervento, verso i saluti definitivi, e vi dico soltanto una cosa, passo la parola a Massimo Meliconi, vicepresidente del nazionale di ANPIA, cioè dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, e poi un saluto in musica. Massimo Meliconi. Grazie, dunque prima di tutto permettetemi molto velocemente di ringraziare Fondazione 2000, Mauro Roda personalmente e la Casa dei Pensieri con Davide Ferrari che hanno organizzato questa magnifica idea e questo magnifico intervento. Ora, si diceva che abbiamo qui stasera parlato di tutti gli aspetti di una vita straordinaria di una donna straordinaria. L'ultimo tassello brevissimo, che io ovviamente penso non sia l'ultimo, dal punto di vista, come dire, dell'importanza, è quello dell'antifascismo. Teresa Noce, lo dico molto brevemente, dopo il 1926, qualcuno l'ha già accennato, espatria in Russia, poi in Francia, quello che non è stato detto è che lei, cosa che non aggiunge solo al coraggio e alla determinazione di questa donna, fece parecchie, come dire, missioni in Italia, in incognito, fra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Ovviamente erano missioni segrete e si rischiava parecchio, si usava, lo facevano in molti, ma non tutti. E anche qui lei ha dimostrato una determinazione e un coraggio veramente non comuni, perché sia l'OVRA che il Servizio di Informazioni Militari di Mario Roatta, quello che di fatto, per dire, ha organizzato l'omicidio dei fratelli Rosselli, erano presenti e tutto sommato anche piuttosto efficienti. Quindi cosa dire, è tutto il suo lavoro che ne ha seguito. Io credo che l'esperienza antifascista sia stata importante. Teresa Noce non è stata soltanto una persona qualunque nell'Ampia, è l'associazione, ricordo, fondata da Umberto Terracini e da Sandro Pertini. È stata una dirigente con la già ricordata Adele Bei e una delle donne che sono ricordate proprio per essere fra le prime dirigenti e le prime attiviste di questa associazione. Che dice una cosa molto, che a me piace, come dire, piace pensare, visto che sono qui nella funzione, come dire, di ultimo, mi piace chiudere con questo pensiero. Lei si chiamava Stella, nome di battaglia che poi prende, perché lei, oltre dal punto di vista dell'antifascismo, oltre alla sua attività come fuoriuscita e in alcune missioni come infiltrata in Italia, poi partecipa in qualche forma assieme al marito a Longo alla guerra di Spagna, partecipa alla guerra di Spagna e lì prende il soprannome ovviamente di Estella. Io non so lo spagnolo, quindi non mi avventuro in pronunce spagnole improbabili. Lei appunto è stata dirigente, ha sempre ricordato, e mi piace finire dicendo una cosa che ribadisco. Mi piace pensare che Teresa Noce sarebbe stata d'accordo con questo che ho per dire, cioè che tutto, o perlomeno tante cose della formazione politica, dell'impegno, sono partite dalla durissima, per certi casi, lotta nella clandestinità, quando si era pochi, quando si rischiava molto, e che Teresa Noce, come vi ho detto, ha fatto con impegno. Quindi, si parte dall'antifascismo, si arriva alla resistenza, si arriva alla Costituzione, e l'esperienza dell'antifascismo però è stata un'esperienza che non sempre viene ricordata
E ricordando questa straordinaria figura, come dire, mi fa molto piacere puntualizzare questo aspetto della sua vita che non mi pare secondario e che, ribadisco, lei stessa non mi pare considerasse secondario. E come dire, e mi piacerebbe che da questo, questa è una donna ovviamente fuori dal comune per il coraggio, per la determinazione, per lo straordinario impegno, sarebbe bello se altre figure di antifascisti che poi sono stati così importanti nella storia, visto che qui si parla di Teresa Noce, nella storia d'Italia, che sono stati così importanti nel secolo breve, così come un importante storico ha definito il Novecento, come dire, potessero a loro volta, uomini e donne, essere ricordati di più, perché sono state, Teresa Noce ne è l'esempio lampante, figure straordinarie sotto tutti gli aspetti. Grazie. Grazie, grazie Massimo Mericoni, ma soprattutto grazie a tutti voi, grazie a tutte le intervenute e gli intervenuti, grazie a Fondazione 2000, grazie a Teresa. E a lei possiamo soltanto dire ciao bella, bella, ciao con i Modena City Ramblers. Buonasera a tutti. Tutte le mani!
stasera. Grazie a tutti quanti voi per essere venuti a farci compagnia. Però, arrivati alla fine di questa piccola avventura, vogliamo davvero ringraziare col cuore la nostra incredibile ciurma. E allora, signore e signori, preparatevi a spellarvi le mani per il nostro incredibile Monico Salo, Big Talu! E poi di fonico ne abbiamo uno anche qua sul palco. Signore e signori, spegliamoci le manine anche per Folk! E allora andiamo avanti a spellare le mani! E lo facciamo per il nostro incredibile backliner tutto fare! Signore e signori, Nick! E poi, a sto giro, abbiamo anche delle meravigliose luci! Come avete potuto vedere. Allora, facciamo un bel applauso al nostro tecnico Luci Edo! E abbiamo anche un light designer, Nicola! E abbiamo anche un PA manager, entrando in teatro vi siete imbattuti nel banchetto dove ci sono le nostre magliette, i nostri CD, e c'era un losco figuro che assomigliava vagamente a Caparezza. Ecco, quella è la nostra badante, Jack Guarini!